benvenuti alla rubrica Storia dal Vecchio Mondo. In questa puntata parleremo specificatamente di uno dei più grandi cattivi dell'universo di Warhammer, che ha avuto una grande incidenza anche nei recenti avvenimenti di Aos e dell'età di Sigmar, ossia il Signore della Non Morte Nagash il Nero. Prima di parlare di Nagash il Nero, occorre brevemente valutare l'ambientazione in cui Nagash nasce, cresce e si sviluppa. Nagash era il gran sacerdote del culto della morte dell'antica Khemri. Dopo la scissione degli Elfi, dopo le guerre degli Elfi, nel vecchio mondo inizia a svilupparsi la prima grande civiltà umana, sulle rive di quello che all'epoca era conosciuto come il fiume Vite. Questa civiltà umana, piano piano, era governata da una casta di re sacerdoti, praticamente dei sacerdoti che avevano come scopo di guidare il popolo a livello politico e di preservare i corpi dei sovrani defunti per accompagnarli nel regno dell'aldilà. Nagash nasce in questa ambientazione, il regno era stato appena unificato da Setra il Conquistatore, la capitale era stata spostata nella grande città di Khemri, e Nagash è il primogenito del re sacerdote regnante. Il primogenito non è destinato a diventare re come ci si potrebbe aspettare, in quanto le antiche tradizioni di Neccara prevedevano che i primi figli maschi fossero destinati al sacerdozio. Doveva diventare un gran sacerdote del culto di Khemri, del culto della morte. Ovviamente questa cosa Nagash stava stretta, non riusciva ad accontentarsi del grande potere ed invidiava il potere del fratello. Un fratello, devo essere sincero, più inetto di Nagash, che però, visto il fatto di essere il figlio minore, era garantita la successione al trono. Complotta un po' con dei suoi amici, si allea, fanno un po' di complotti, usurpano il potere. Nagash prende il fratello, lo intomba vivo all'interno della grande piramide, alla morte del padre. Dopodiché si insiede sul trono e inizia un regno di terrore. Khemri è la città più grande dell'impero neccariano e piano piano incomincia a soggiogare tutte le varie città-stato di Neccara. Piccola precisazione, Nagash già da giovane incomincia, oltre ai doni del culto della morte, incomincia a corrompere la magia attraverso l'utilizzo della magia oscura, perché succede un avvenimento molto importante nella sua vita. Una spedizione di elfi oscuri in rotta dopo che si è verificata la scissione approda sulle coste neccariane. Tra di esse c'è un'elfa, Druteria. Quest'elfa si rivelerà fondamentale in quanto, imprigionata e portata al cospetto del gran sacerdote, rivelerà a Nagash quelli che sono i segreti della magia oscura. Druteria era una delle seguaci di Morati, era una delle incantatrici degli elfi oscuri più potenti che ci fossero. Stringe un patto con questo sacerdote. Nagash accumula questa grande sapienza magica e inizia a tramandarla ai suoi seguaci. Quando si sente pronto per fare il colpo di stato, usurpa il potere e attraverso la magia oscura soggioga tutte quante le varie città. Ovviamente le città dell'impero dopo un po' iniziano a soffrire il fatto di dover mandare tributi, schiavi, oro, soprattutto ossidiana, perché a Khemri Nagash inizia la costruzione di un monumento gigantesco, la piramide nera di Nagash, che altro non è che un enorme ricettacolo per i venti della magia, soprattutto per i venti di Shis, che è il vento della morte. Gli guardiani di Neccara, i sovrani di Neccara iniziano a non poter soffrire la dittatura di Khemri, si coalizzano e marciano sulla città di Khemri. Vengono guidati da uno dei più grandi eroi neccariani, Alcadizar il Conquistatore, quello che verrà conosciuto poi come Alcadizar il Conquistatore. Vengono combattute una serie di battaglie. Nagash per la prima volta rivela la sua natura di necromante, nel senso che oltre ai guerrieri viventi della città di Khemri inizia ad inviare in battaglia dei contingenti di guerrieri non morti, prima ammantati di ombre, prima nascosti alla vista dei soldati comuni. Quando le cose si complicano per il re di Khemri è costretto ad inviare in battaglia sempre più contingenti di guerrieri non morti. Alla fine la forza congiunta degli eserciti di Neccara spinge Nagash a ritirarsi verso la Grande Piramide, dove apparentemente sembra che venga ucciso, nel senso che si rinchiude nel suo sarcofago, lo aprono e viene trovato vuoto. Di Nagash nessuna traccia. Ovviamente tutti i seguaci di Nagash vengono presi, decapitati, bruciati, tranne uno, Arcan il Nero, che è un altro grande personaggio che alla fine della storia sarà fondamentale nella resurrezione e poi nelle successive gesta di Nagash. Nagash a questo punto, con le ultime riserve di energia, viene portato, si teletrasporta via e vaga per anni nel deserto.
si perdono le tracce, da Nekra viene cancellato ogni glifo, ogni pergamena, tutto quanto quello che fosse riconducibile al grande necromante, salvo i suoi libri di magia, che verranno poi trasportati in una delle città vincitrici, Lamia, che in un successivo approfondimento, se volete, tratteremo più nello specifico, ma è il posto dove sono nati i primi vampiri del mondo di Warhammer. Neferata forse è un nome che vi suonerà se avete visto le nuove evoluzioni del background. Neferata era la regina di Lamia ed è quella che poi porta via i libri e comincerà a studiare per diventare la prima vampira. Fatto sta che Nagash vaga nel deserto, preda al delirio, in preda all'astinenza dall'energia magica, fino a che approda su un fianco di una montagna che in realtà è un enorme concentrato di warpietra. La warpietra altro non è che energia del caos allo stato solido. Praticamente un concentrato di magia in forma solida. Nagash inizia ad assuefarsi a questa sostanza che scopre che rinvigorisce di molto i suoi poteri e inizia a fondare un impero sulle coste di questa enorme montagna. Rianima con i suoi poteri necromantici alcune tribù di umani, altre iniziano a venerarlo e piano piano inizia a scavare e a creare quella che è la sua grande fortezza che, con grande originalità, ha nome Nagashizar. Passano i secoli, Nagash non ha dimenticato il suo antico nemico. Pianifica la guerra contro Khemri. Si insedia dentro Nagashizar, fa un patto con i precedenti abitanti o comunque gli Skaven che abitavano nei dintorni, stringono un'alleanza e inizia a fare una serie di operazioni. Avvelena le acque del fiume Vite, trasformandolo in quello che oggi nel mondo di Warhammer si chiama il fiume Mortis. Scatena una pestilenza e inizia una campagna contro l'esercito di Neekkara. Ovviamente questa volta non ha soldati viventi, ma ha tutta una serie di soldati non morti, innumerevoli. I sovrani di Khemri sconfiggono Nagash in più di un'occasione, vincono molte battaglie, ma non riescono a fermare l'inevitabile avanzata delle sue legioni. Fino a quando Nagash, con un ultimo sforzo, cattura il re di Khemri e lo trascina in catene a Nagashizar. È un po' uno smacco nei confronti del sovrano che lo aveva sconfitto tempo fa. Se non che Nagash in questo momento fa quello che, per il quale è passata la storia, ossia il grande rituale. Nelle sale oscure di Nagashizar, dopo aver consumato enormi quantità di warpietra, si prepara a lanciare il suo più grande incantesimo di evocazione, con lo scopo di rianimare ogni singolo morto del mondo di Warhammer. L'incantesimo riesce. L'incantesimo riesce e milioni e milioni di non morti si destano dalle tombe e marciano sotto il controllo di Nagash. Se non che gli Skaven, vedendo questo enorme esercito che inevitabilmente gli si sarebbe rivoltato contro, decidono di fare un piano disperato. Forgiano un'arma, la lama dannata, conglobando frammenti di warpietra e creano un blocco di warpietra solido in grado di uccidere il grande necromante. Serve qualcuno che la brandisca, che è un'arma che è devastante anche per colui che la brandisce. Liberano Alcadizar, lo guidano nei meandri di Nagashizar fino alla sala del trono, dove Nagash, stanco per l'incantesimo che ha lanciato, stava riprendendosi. Nagash viene attaccato. Viene ferito, gli viene tagliata una mano e lo scoppio d'ira del grande necromante è terribile e due dei, altra piccola curiosità, due dei signori della rovina, che sono i leader spirituali e politici degli Skaven, a distanza di chilometri vengono fritti dal contraccolpo magico che i poteri di Nagash scatenano. Nagash viene ucciso, il suo corpo preso e bruciato tranne la mano. Dopodiché viene creduto nuovamente definitivamente morto. Passano i millenni, Nagash, raccogliendo ogni singola briciola del suo essere, si ricompone, risorge. Nagash ormai ha travalicato il confine tra essere umano e divinità e appunto è immune alla morte. Si risorge in una sola notte, ripulisce Nagashizar da tutti gli Skaven che nel frattempo l'avevano occupata. Da quel momento si dedica alla conquista del suo grande impero, il suo grande progetto di schiavizzare ogni singola razza del mondo di Warhammer, rimane in piedi praticamente fino alla fine del mondo di Warhammer. Viene ucciso una seconda volta in quanto cerca di soggiogare le popolazioni del nord di Neekkara, quelle che poi saranno conosciute come l'impero, e viene questa volta affronta Sigmar, questa volta accompagnato dai suoi seguaci vampiri che nel frattempo sono arrivati al potere. Viene sconfitto da Sigmar, il dio umano degli Umberogeni, nella battaglia del fiume Rake, e viene ucciso per la seconda volta. Da quel momento Nagash maledirà tutti i vampiri che lo hanno tradito in quella battaglia e le icone di Sigmar per loro diventeranno deleterie.
risorge 1666 anni dopo essere stato ucciso. Il numero non è casuale ed è passato alla storia del mondo di Warhammer come la notte del morto irrequieto. Tutti, per una notte, tutti i non morti del vecchio mondo si alzano, si svegliano, fanno una notte di follie e all'alba del giorno dopo tornano tutti quanti nelle loro tombe. Da quel momento Nagash rimane a Nagashizar, agendo nel mondo di Warhammer attraverso generali, inviati, messaggeri, uno dei quali il più potente è Arcan il Nero. Ne creerà tanti altri nel corso dell'ultima fase del mondo di Warhammer, che poi lo accompagneranno nell'età di Sigmar. Alcuni più leali, alcuni meno. Abbiamo ad esempio Neferata, passeranno alla storia del mondo di Warhammer come i Mortarchi. Arcan il Nero è il primo, il più grande dei Mortarchi, era l'unica persona che è stata amica di Nagash sin dai tempi in cui era praticamente un essere umano. Manfred von Karsten, che alla fine tradirà la causa di Nagash per fondare il suo proprio impero. Neferata, l'abbiamo già parlato, che sono quelli più, la prima vampira, che sono i più conosciuti. Ce ne saranno altri, Blood von Karsten, Luthor Harkon, sono personaggi di cui, se vorrete, tratteremo in maniera più approfondita. Nagash ha una parte fondamentale anche nella fine del mondo di Warhammer, in quanto diventa, nel suo ultimo grande sforzo di usurpare il potere, addirittura usurpa il potere del dio della morte, diventa egli stesso l'incarnato della morte e il dio della morte, e praticamente metterà i suoi poteri al servizio di una causa più grande, accompagnando le legioni dei popoli liberi contro le orde del caos che scendevano da nord. Non riuscirà neanche la sua nuova forma immortale a impedire la distruzione del vecchio mondo, ma si ritaglierà un grande ruolo in quella che è l'età di Sigmar, nel senso che sopravviverà al crollo del vecchio mondo, si creerà il suo proprio reame all'interno del reame della morte e governerà quella che è una copia in miniatura della sua vecchia amata Nagashizar, che è ricreata nel reame della morte. Ovviamente Nagash è una creatura calcolatrice, una creatura che sa aspettare, come il Signore della Morte giustamente sa fare, e adesso nella nuova incarnazione del background dell'età di Sigmar sta agendo misteriosamente all'interno di quelli che sono i Malimportance, che è la nuova campagna di espansione di Games Workshop, che coinvolge strettamente questo personaggio. Diciamo che per questa breve infarinatura possiamo dire che è tutto. Se avete altre domande o curiosità, fatecelo sapere commentando il video qui sotto, oppure mettendo mi piace alla nostra pagina Facebook e chiedendoci se volete degli argomenti in particolare di cui volete parlare. Fatecelo sapere, perché il background del mondo di Warhammer è vastissimo, i personaggi sono tantissimi e noi non vediamo l'ora di poterveli raccontare. Grazie a tutti e alla prossima puntata!